È qui con noi il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Grazie a tutti, grazie dell'invito. Questa manifestazione è importante non soltanto per la città di Olbia e quella di Alghero dove c'è il cuore della gara, ma è una manifestazione importante soprattutto per la Sardegna. Uscendo un pochino dalle modalità di vita delle nostre comunità, quelle che vogliono che una cosa si faccia soltanto da una parte rispetto ad un'altra, per essere protagonisti isolati, così come siamo noi tutti sardi, ci piace metterci il proprio barretto e quello che succede a fianco a noi non ci interessa. Usciamo in maniera concreta e seria da questo modo di vivere, cercando di far capire innanzitutto ai nostri sardi, ma soprattutto proporci in maniera diversa al mondo intero. Lavoriamo tutti assieme, tutte le comunità, partendo dagli enti locali, con la regia della regione, perché questa festa di sport sia esattamente la festa per tutta la Sardegna. Un'occasione così ghiotta che possiamo avere, possiamo sfruttare, partendo da una spendita anche, se vogliamo dircela tutta, di così pochi denari, per avere un ritorno di immagine ed economico e di promozione non solo turistica ma anche ambientale della nostra isola, penso che debba farci capire che soltanto lavorando bene possiamo ottenere il risultato sperato. Dal punto di vista, hanno già detto molte cose loro, io vorrei sottolineare una sola cosa, che è stigmatizzare l'atteggiamento, così come è sempre stato, di noi sardi. Il ritorno di una tappa ad Olbia rappresenta un avvicinamento a quello che è stata per noi una cosa grandissima che abbiamo perso. Non vorremmo che questo venisse interpretato come qualcosa di un furto da parte di coloro i quali oggi sono riusciti ad avere questa manifestazione a tutto tondo. Lo dico qui davanti a Mario, lavoreremo assieme perché la manifestazione resti in Sardegna e poi tutta la Sardegna. Se oggi tocca ad Alghero, domani tocca ad Olbia, dopodomani tocca a Nuoro, dopo ancora tocca a Cagliari, a noi interessa che sia la Sardegna ad essere promossa, perché è soltanto col brand. Noi non possiamo dividere Olbia, Alghero, ma solo nel mondo. Già la gente non conosce la Sardegna, nel mondo non conoscono la Sardegna e poi ci bisticciamo per queste piccolezze. Io penso che per me è una cosa già assimilata, già superata, per cui assieme alla regione lavoreremo per dare il maggior supporto possibile a chi organizza la gara, cercando di fargli trovare momenti di facilitazione piuttosto che momenti di difficoltà, per cui da parte nostra c'è tutto il supporto possibile e immaginabile e naturalmente non un supporto isolato per future mire di espansione, ma un rapporto interessato per far crescere la Sardegna. Grazie.